Ok, immagina un elastico per capelli. Allora, in questo elastico noi dobbiamo far passare questo melone. Cioè, se sembra impossibile, però ti assicuro che si combina. Solo che male. Benvenuto su Ciuffoli Infermieristica, il canale con trucchi e con... Boh, ok, la faccio corta, sì, ho visto un parto. In realtà ho visto più parti. In questo video voglio raccontare cosa ho visto, cosa ho sentito e cosa ho provato. Non farò riferimento a nulla di riconducibile a persone specifiche nel rispetto della privacy, ma soprattutto raccolgo in un video singolo sensazioni, immagini provenienti in realtà da diversi episodi a cui comunque ho assistito. Questo perché mi sembra più rispettoso nei confronti delle mamme e dei papà che mi hanno permesso personalmente di assistere alla nascita dei loro figli. Faccio una piccola premessa. Come persona, quando vado incontro ad una situazione, quando voglio affrontare una situazione, io preferisco sapere tutto, anche le cose più forti, e allora mi approccio alla situazione con tranquillità. Mi rendo conto che non tutti sono così. Se tu preferisci non sapere cosa avviene durante un parto, ti consiglio di non guardare questo video perché ho preferito fare il racconto più onesto e più completo che mi riuscivo a fare. Detto questo, iniziamo. Nella sala parto, in penombra, ci sono i futuri mamma e papà. Quest'ultima è distesa in un lettino con i poggiapiedi e le gambe larghe in modo da facilitare la distensione dei genitali. Il pancione della mamma è grosso come un'anguria con venazze tutte verdi e blu che sono così belle che mi verrebbe voglia di bucarle tutte. Sul pancione sono applicati due sensori, uno misura le contrazioni, uno invece misura il battito cardiaco del bambino e adesso segna 140 battiti al minuto. Sulla parete c'è un grosso orologio digitale che segna mese, giorno, ora e minuto. Dalla vagina escono dei rivoli di liquido amniotico e sangue, una soluzione densa e appiccicosa che si rapprende e forma una pozza a livello di un campo sterile allestito alla base dei genitali. L'ostetrica infila costantemente due dita nella vagina della mamma per controllare la forma e la distensione del collo dell'utero. Poi mi spiegheranno che deve avere un diametro massimo e una dimensione minima affinché il bambino possa passarci attraverso senza lacerarlo. Il controllo dell'ostetrica serve anche a capire in quale posizione uscirà il bambino, toccando alla cieca la posizione delle fontanelle sulla testa. Quello che tutti sanno è che partorire è doloroso. Prima ancora che la testa del bambino prema contro e attraversi il collo dell'utero, il canale vaginale infine sfoci nei genitali esterni. A far male sono le contrazioni. Ad esame obiettivo le contrazioni si possono toccare. Sento una rigidità a livello dell'addome che aumenta e diminuisce ritmicamente. Sembra che la mamma abbia inghiottito un pallone da calcio che si gonfia e si sgonfia costantemente a ritmo. Quando è gonfio, la mamma urla di dolore. Sentire il dolore è molto importante perché è uno dei pochi parametri affidabili sull'andamento del parto. L'analgesia è sempre offerta, ovviamente, però è sconsigliata dalle ostetriche. Potrebbe compromettere la ricorrenza delle contrazioni e ritardare il parto stesso, rendendo così indecifrabili alcuni parametri. Ci sono infatti dei parametri che è importante avere sempre sott'occhio durante il parto e il dolore è uno di questi. Se il bambino non sta bene, per esempio c'è stato un prematuro distacco della placenta e il bambino non sta più ricevendo sangue, oppure sta avendo un'emorragia, bisogna trasportare subito la mamma in sala operatoria, addormentarla, sedarla, intubarla per la respirazione artificiale, aprire e tirare fuori il bambino con un cesareo d'emergenza. Esistono diversi tipi di dolore, c'è quello che infastidisce, che comporta un lamento continuo e monotono, poi c'è il dolore delle parolacce,
E poi c'è il dolore che acceca, che trasforma la faccia in una maschera e toglie ogni barlume di lucidità. Questo si traduce in urla scassatimpani che accompagnano l'uscita del bambino. Di quest'ultimo dolore di solito non ci si ricorda poi. È un po' come un incubo troppo orribile che il cervello preferisce togliere dalla memoria, perché non saremmo in grado di conviverci ritornati all'esperienza quotidiana. Ho avuto esperienza di un dolore simile, credo, in una situazione traumatica. Non ricordo il dolore in sé, ma ricordo l'effetto che ha avuto sulla mia mente. Sto divagando, ma assistendo al dolore del parto mi è ritornata in mente questa esperienza del passato. Non l'ho mai raccontata, ecco, di quello che mi è successo ne parlerò in un prossimo video. Assistere al dolore delle contrazioni è un po' impressionante, perché vedi una persona con cui hai dialogato fino a un attimo prima perdere completamente coscienza del luogo e della situazione e abbandonare la razionalità in urla primitive e strazianti. Però adesso, nella sala parto, vedere questo dolore non mi mette a disagio, come potrebbe capitare in altre situazioni in reparto. Sento questo dolore come giusto, naturale, nascere in un culmine di dolore che poi si traduce in una grande soddisfazione mi sembra un'adeguata introduzione alla vita. Le contrazioni hanno quindi un ritmo e un dolore crescente che poi si traduce, sfocia nel parto. Il dolore però non è continuo. Quando la contrazione smette, il dolore si affievolisce e la mamma quindi torna razionale. A quel punto chiede aiuto, chiede sollievo, perché sa che il dolore da lì a poco tornerà e sarà più forte di prima. La moglie cerca sostegno, cerca aiuto nello sguardo del marito, che però non ricambia lo sguardo e guarda per terra perché si sente incapace di aiutarla in questa situazione. Le contrazioni quindi spingono il bambino lungo il canale vaginale. Ora è possibile intravedere un ciuffo di capelli attraverso l'ogiva della vulva, che si apre e si chiude a ritmo con le contrazioni. La dilatazione dei genitali esterni ora è massima, ma la dilatazione non è sufficiente a garantire il passaggio del bambino. Allora avviene uno strappo della mucosa interna della vagina, accompagnato da un distinto rumore liquido. Ora, vedere la testa del bambino che sbuca fra le gambe della mamma è surreale. Voglio dire, si sa da dove vengono i bambini, ma vederlo effettivamente, assistere, sì, è surreale. Sembra un sogno. Mi sento dentro un quadro di Dalì. Intervengono quindi le mani dell'ostetrica e con un tiro il bambino esce tutto di colpo. Il bambino ora è sul telo sterile, sporco di liquido amniotico, sangue e feci della madre. Può succedere, è abbastanza frequente, che ci sia una scarica durante il parto dovuta proprio alla spinta. Con il cordone ombelicale, lattiginoso con riflessi blu-verdastri che lo collega direttamente alla vagina. E più dentro, alla placenta. Guardiamo l'ora e il minuto sul grosso orologio sulla parete. 12:32. È l'ora della nascita. Il cordone è clampato e tagliato. Mentre si aspetta il naturale distacco della placenta e la fuoriuscita dalla vagina, il neonato è portato sull'isola neonatale. È uno spazio per effettuare le prime cure e misurazioni. Altezza, circonferenza della testa e peso. I bambini appena nati non sono come quelli della pubblicità. Sono tutti un po' deformi, con la faccia schiacciata dal passaggio nel canale vaginale. Avevo già visto dei bambini appena nati in passato. Il primo pensiero che mi era passato per la mente era: sembrano il vecchietto di Benjamin Button, degli anziani rimpiccioliti. Poi è chiaro, se è tuo figlio lo vedrai sempre bellissimo. Però quando
li vedi nascere, è diverso. Sì, è bruttino, però è anche bellissimo, che mi vengono le lacrime agli occhi. Mentre il bambino piange e scalza, gli mettono il braccialettino. Si esegue quindi la profilassi, puntura di vitamina K sulla coscetta per evitare emorragie e antibiotico collirio, una cremina sugli occhi per le infezioni. Il parto è un grosso trauma per il bambino, ma quello che sembra più infastidirlo è il calo della temperatura. Dalla pancia della mamma all'ambiente esterno è una bella escursione. Messo sotto una lampada che produce calore, si lamenta di meno. Allora fa la prima cacca della sua vita, il meconio. L'ambiente intorno a lui è completamente nuovo e sconosciuto. L'aria è nuova, respirare è nuovo, la luce è nuova. Poi il primo bagnetto. Dalla vagina sguscia la placenta. Sembra un palloncino sgonfio di carne, liscio da un lato e spugnoso dall'altro. Sembra uno di quei pesci che vivono nelle profondità del mare. Odora di macelleria. Mi ricorda l'odore della sala in cui ho assistito a un'autopsia. Ma questa volta è diverso, questa è carne viva, nell'apoteosi della vita, la nascita. Mettono la placenta in un sacchetto e la pesano. I genitali della mamma sono completamente aperti e dilatati e continuano ad emettere un rivolo. Nonostante il sangue, è ben possibile vedere lo strappo della mucosa interna. Il ginecologo valuta la lacerazione, la definisce di secondo grado e dopo qualche punturina di lidocaina inizia a cucire. Il papà è commosso. A questo punto appoggiano il bambino nella prossimità del seno della madre e istintivamente allunga la testa e si attacca al capezzolo della madre. Quando si mette a ciucciare, il pianto si interrompe. Il papà tira fuori il cellulare e scatta una foto al bambino appena nato, sparando anche il flash perché la stanza è poco illuminata. Hashtag benvenuto al mondo. Allora, ogni tanto l'università organizza degli incontri per discutere fra studenti della stessa facoltà le nozioni apprese in tirocinio e rielaborarle insieme. È un lavoro a gruppi di solito e i gruppi richiedono un portavoce. Di solito il portavoce del mio gruppo finisco per essere io, non per mia volontà, ma perché, beh, ma fai video su YouTube, quindi sarà facile per te parlare di fronte a una classe con il microfono. Visto che mi sono trovato nella situazione, ho pensato: provo a recitare in diretta quello che poi è il contenuto che ti presento in questo video. Le reazioni sono state abbastanza positive, mi è sembrato. Quello che mi hanno detto è che dovrei andare a parlare nelle scuole per promuovere gli anticoncezionali. La docente mi ha detto che è stato interessante sentire quali sono le sensazioni, le emozioni registrate da un maschio in un evento che di solito riguarda soprattutto la donna. Mi è sembrato di capire che non fosse d'accordo che io raccontassi tutti questi particolari un po' sconvolgenti, ecco. E da parte mia mi rendo conto di aver fatto una descrizione, soprattutto nella parte che poi c'è in questo video, molto basata su quello che ho visto, su quello che ho sentito e poco invece basata sulle emozioni che si provano. A mia giustificazione dico questo: c'è un coro di persone che raccontano di quanto emozionante, di quanto profondo sia il momento in cui il bambino viene posto sulla pancia della mamma, la stessa pancia che l'ha contenuto per 9 mesi, e il bambino da solo si arrampica e istintivamente va a cercare il capezzolo, e questa connessione fra madre e figlio scoppia come una scintilla. Ed è un momento veramente molto bello, sia per chi lo vive in prima persona, sia per la mamma, immagino anche per il bambino e per il papà, ma anche per chi vi ci assiste. E ci sono veramente poche, o almeno non ne ho mai sentite, di persone che raccontano quello che succede prima. E io volevo essere un po' una voce fuori dal coro. Ringrazio Alessandro Anfuso, che è il mio sostenitore su Patreon e sponsorizza questi video. Se vuoi sostenermi anche tu su Patreon e vuoi vedere che cosa offro in cambio delle sponsorizzazioni, trovi un link in descrizione al mio profilo, da cui avrai un'anteprima di quello che io offro in cambio.
Sempre in descrizione ti ho messo dei link a dei prodotti per il tirocinio che ho usato personalmente e cui mi sono trovato piuttosto bene. Questo per evitare di prendere delle ciofeche, come per esempio questo fonendo che ogni tanto utilizzo nei miei video, ma non lo utilizzo di certo in reparto perché dopo averlo comprato ho scoperto che non si sente un tubo. E sono andato a risparmio e mi sono beccato una cinesata. I link che trovi in descrizione sono affiliati a Amazon, significa che se compri utilizzando i link che io ho prodotto, aiuti a sostenere questo canale e a produrre nuovi video.